studenti da Pietrasanta per protestare sotto la provincia, gli alunni dello stagio Stagi in Piazza Grande per chiedere la nuova sede per il loro liceo. Cisarello, prima i Pisani, polemica sulle visite con precedenza. Il presidente dei Medici Quiriconi e il sindaco di Lucca Tambellini critici sul criterio territoriale per le prime visite all'ospedale Pisani. Ucraina, partiti gli aiuti dell'Ampana per gli animali domestici, raccolti 10 quintali di prodotti, anche sotto le bombe nessuno vuole abbandonare i propri amici a quattro zampe. A maggio il primo meeting Città di Lucca di Atletica Leggera, presentato l'appuntamento organizzato dalla Virtus Lucca in collaborazione con Comune e Fondazione Cassa di Risparmio. Lucchese a Carrara per il bottino pieno, rossoneri di scena allo Stadio dei Marmi per consolidare la classifica e puntare ai play-off. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano quindi la protesta degli studenti di Pietrasanta in Piazza Grande a Lucca per chiedere una nuova sede per il loro liceo. Vediamo il servizio. Siamo qua per protestare per la nostra scuola, che ci hanno fatto tante promesse da parte della provincia ma non ci hanno rispettato niente. Sono tornati in piazza a protestare gli studenti del liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta e dopo il sit-in di lunedì fuori dal municipio hanno manifestato in piazza Napoleone di fronte alla sede della provincia di Lucca. Una dimostrazione vivace per chiedere che si sblocchi il rimpallo fra comune, proprietario dell'edificio e del terreno, e l'ente provinciale che gestisce gli istituti scolastici superiori. L'ultimo stop al maxi progetto da 16 milioni di euro, già finanziati, è dovuto alla modifica della destinazione urbanistica dello stabile nel nuovo piano operativo comunale prossimo all'approvazione, che ne impedisce ad oggi la demolizione e ricostruzione, ma solo il restauro. Noi non abbiamo risposte né da parte della provincia né del comune e giocano a questo scaricabarile. Il problema però finale non si riesce a risolvere, quindi è bene che si confrontino e che in qualche modo, dopo tutti questi anni che abbiamo protestato, si arrivi a una conclusione. Accompagnati dal dirigente Germano Cipolletta, una delegazione di studenti ha incontrato il presidente della provincia e il vice Nicola Conti, consigliere comunale di Pietrasanta. Abbiamo ribadito quelle che sono le tempistiche della provincia, che nella giornata di mercoledì ha consegnato le osservazioni al nuovo piano strutturale e piano operativo del comune di Pietrasanta per modificare quelle che sono le previsioni attuali col nuovo strumento, in modo da consentire la demolizione dell'edificio che attualmente la parte è inagibile. A breve partirà la prossima settimana il bando della progettazione definitiva, cui seguirà la gara per l'affidamento dei lavori, e dobbiamo assolutamente rispettare, come abbiamo ribadito durante l'incontro di oggi, la scadenza del 31/12/2022. Progetto esecutivo nei primi mesi del 2023, poi i tempi tecnici per l'appalto e via i lavori. Situazione Covid in Toscana, i nuovi contagiati sono 4.395, il tasso di positività è al 15,7%, i ricoverati attuali sono ancora in discesa, adesso sono 875, 35 in meno rispetto a ieri, 38 dei quali sono in terapia intensiva, 11 i decessi, l'età media di 85 anni e mezzo, i nuovi contagiati in provincia sono 456. Rimaniamo in ambito sanitario per la polemica scoppiata intorno all'ospedale Pisano di Cisanello. Sulle prime visite c'è un diritto di precedenza per i residenti a Pisa. E la cosa ovviamente ha suscitato polemiche anche a Lucca. A Cisanello prima i Pisani, poi tutti gli altri. Il criterio territoriale adottato sulle prime visite specialistiche all'ospedale di Pisa sta suscitando polemiche a vasto raggio, alimentate anche da varie testimonianze di pazienti che sono stati messi in coda proprio per questo motivo. Si tratta di un criterio che vale solo per determinate specialità e non c'è una preclusione, ma solo un diritto di precedenza, ha spiegato la ASL, ma questo non è bastato ovviamente a far tacere le polemiche. Decisamente contraria, ad esempio, la reazione del presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Lucca, Umberto Quiriconi. È una cosa assolutamente iniqua. Perché? Perché il Servizio Sanitario Nazionale, quindi di conseguenza quello regionale, è basato sull'equità e sul solidarismo. L'ASL è unica e quindi va dalla Lunigiana fino a Piombino, fino alla Maremma, fino... E quindi i cittadini residenti in questo ambito, nell'ambito dell'area vasta nord-ovest, hanno il diritto tutti ad avere le medesime possibilità assistenziali.
ma soprattutto c'è il fatto, spiega il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che Cisanello ha specializzazioni che altri ospedali come quello di Lucca non hanno e un diritto di precedenza su base territoriale può creare disparità ingiustificate. Non tutte le specializzazioni possono essere dappertutto, perché la neurochirurgia non può essere dappertutto. I centri trapianti non possono essere dappertutto, perché? Perché richiedono numeri, organizzazioni e impianti che non possono essere diffusi dappertutto. Quindi è ovvio che l'ospedale di Cisanello, come ospedale di rete nell'area vasta, assolve queste funzioni per tutti. Nelle ultime ore però starebbe emergendo il fatto che il diritto di precedenza su base residenziale è contenuto in un passaggio della legge regionale ed in teoria, oltre che a Cisanello, può essere adottato da tutti gli ospedali toscani. Questo però non elimina le possibili discriminazioni che possono sorgere sempre a causa delle diverse specializzazioni presenti in ogni ospedale. Situazione meteo, il codice giallo per vento forte e mareggiate è stato esteso fino alla mezzanotte di sabato 9 aprile. Da Lucca partiti gli aiuti dell'Ampana per cani e gatti. Vediamo. È partito dalla sede Ampana di Sant'Alessio la raccolta di cibo e altri aiuti destinati ai cani e ai gatti colpiti dalla guerra in Ucraina. 10 quintali di prodotti sono stati caricati su un camper e un mezzo attrezzato per raggiungere Przemil, il villaggio polacco al confine con l'Ucraina, dove i materiali verranno stoccati presso la clinica veterinaria ADA, che si occuperà quindi della logistica e della distribuzione attraverso specifici corridoi umanitari. A guidare per 16.000 km si alterneranno 8 volontari dell'associazione che prima della partenza hanno ricevuto la benedizione speciale di Don Alberto Brugioni. Il rientro in Italia è previsto per domenica e assieme agli operatori Ampana potrebbero arrivare a Lucca anche alcuni animali bisognosi di aiuto e cure. Non sappiamo se ci sarà possibilità di portare anche degli animali indietro quando torneremo domenica, sembra di sì, quindi ci sono delle gabbie, insomma, è predisposto già per il trasporto di animali. Alle donazioni e al viaggio hanno contribuito anche diverse aziende del territorio. Molte aziende della Piana Lucchese, specialmente quelle del settore cartario, che hanno aderito a questa impresa, perché è stata anche un'impresa economica, per noleggiare il caravan e per sostenere i costi del carburante e i costi del pedaggio ci vogliono qualche migliaia di euro. Una risposta rapida e generosa alla raccolta organizzata da Ampana, dovuta probabilmente anche alle commoventi immagini dei profughi che, costretti a lasciare tutto, non hanno però abbandonato i propri amici a quattro zampe. Quando perdi tutto, quindi quando non hai più niente, ti serve qualcosa a cui aggrapparti. È un animale, io dico sempre, è la persona che non ti tradirà mai. A proposito di animali, questo video è stato postato sulla pagina Facebook Noi Camiglianesi ed è stato girato giovedì notte a Camigliano all'incrocio tra Via delle Ralle e Via dei Maionchi. Ha suscitato curiosità ma anche qualche timore perché l'animale ripreso dalle immagini potrebbe appunto essere un lupo e questo lo faremo giudicare ovviamente agli esperti. Cambiamo argomento, parliamo di politica, elezioni a Lucca, Ilaria Vietina scende in campo con una propria lista a sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra, prima sfidante alle primarie, Francesco Raspini. All'auditorium dell'Alba l'assessore uscente ha presentato alla cittadinanza il logo di Lucca è un grande noi, il movimento civico che diventa lista in lizza alle elezioni del 12 giugno. Tra i temi prioritari la partecipazione e l'ambiente. È stato il percorso di un gruppo di persone che ha preceduto, accompagnato le primarie e che poi ha avuto l'esito di proseguire anche nei mesi successivi con incontri, laboratori, proposte programmatiche e che ci ha condotto all'idea di presentare una lista che è nel centro-sinistra, contribuisce all'obiettivo del centro-sinistra di portare al successo il candidato Francesco Raspini e contribuisce anche all'obiettivo di portare nel centro-sinistra quelli che sono i temi, i contenuti e anche lo stile, la modalità di una visione che noi consideriamo significativa per l'amministrazione della città di Lucca e che proprio con le primarie ha ricevuto un sostegno significativo da parte di tanti cittadini e cittadini.
Due multe da 600 euro ad altrettanti cittadini intenti ad abbandonare rifiuti di vario genere sul territorio comunale di Lucca. Le sanzioni sono scattate grazie all'impiego delle fototrappole disposte dalla polizia municipale. Il primo fatto si è verificato nei pressi del cimitero di San Donato, si parla ovviamente di persone che scaricano in maniera abusiva scatoloni di rifiuti, il secondo invece in via dei Sillori a Sant'Angelo in Campo. Grande partecipazione a Palazzo Ducale a Lucca al forum sul tema dell'alternanza scuola-lavoro promosso dal quotidiano La Nazione di Lucca. Hanno partecipato tra gli altri il direttore del quotidiano Agnese Pini e l'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini. Ma in sala Tobino erano presenti molti rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo della scuola e della ASL. L'incontro è stato organizzato dopo la tragica fine di due giovani studenti impegnati appunto nell'alternanza scuola-lavoro. È stato un dibattito intenso, contrassegnato da contributi utili emersi anche da alcuni docenti presenti e sui quali le stesse autorità si sono impegnate a tenere alta l'attenzione. L'arte millenaria del tatuaggio al Polo Fiere ha preso il via la tre giorni di Lucca Tattoo Expo. Oltre 120 tatuatori da tutta Italia e non solo, contest e spettacoli. È tornata nella sua classica collocazione ad aprile la Lucca Tattoo Expo. Con il taglio del nastro al Polo Fiere si è aperta la nona edizione che porta in città nel weekend oltre 5.000 appassionati dei tatuaggi. Tra gli stili più richiesti non ci sono soltanto il giapponese, ma nuovi tatuaggi fusion, ricchi di elementi decorativi molto particolareggiati. La convention in pochi anni è divenuta una manifestazione tra le più apprezzate in Italia, sia per il gran numero di artisti e tatuatori presenti che per il grande pubblico che partecipa all'evento. È un segno appunto di normalità, appunto il tentativo di tornare alla normalità, questa è la nona edizione. Come amministrazione abbiamo naturalmente sempre appoggiato questa manifestazione sin dall'inizio, perché? Perché tra l'altro è anche un senso, dà un segnale di valorizzazione anche del territorio. Una manifestazione che, come tutti i grandi eventi culturali, ha un forte impatto anche sulle attività produttive del territorio, visto che tatuatori e corrispettivi accompagnatori soggiornano nelle strutture ricettive cittadine. La Lucca Tattoo Expo crea molto indotto perché ci sono 125 tatuatori più 25 aziende del merchandising che hanno anche a sua volta i suoi collaboratori ed hanno praticamente occupato tutti i bed and breakfast e gli alberghi di Lucca, e questo è un indotto importante. Inoltre anche dal punto di vista turistico, molta gente che vengono anche da tutta Italia e da parecchie parti dell'Europa hanno la possibilità di visitare Lucca. E adesso chiudiamo con la rubrica L'Ancora di Sergio Talenti. Il 31 marzo è finita l'emergenza da coronavirus, tutti liberi o quasi. Ma lo stesso giorno dell'ospedale San Luca e Versilia si segnala l'aumento dei ricoveri per contagio e della terapia intensiva. Contemporaneamente il sindacato degli infermieri di Lucca informa che ospedali e territorio stanno andando verso il collasso per mancanza di personale e l'obbligata riduzione di alcuni interventi e servizi anche primari. Si parla di 150 unità lavorative tra infermieri e operatori sociosanitario, addirittura in calo rispetto alla fase pre-Covid. E se questo è il quadro, che peraltro corrisponde ampiamente alla percezione dell'opinione pubblica, viene da chiedersi se non si sia davanti ad un'informazione distorta sul reale stato pandemico e sanitario del Paese. E quali siano le ragioni di questa riduzione al minimo del concetto di rischio da Covid, mentre le ASL appaiono distratte rispetto alla vistosa scarsità del personale, anche sapendo che l'età avanzata delle nostre comunità richiede un efficiente supporto sociosanitario domiciliare, proprio quello che è più assente. È tutto, adesso la pubblicità, subito dopo lo sport.